Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto da quando Pier Silvio Berlusconi ha regalato un colpo di scena epocale con la presentazione shock dei nuovi palinsesti Mediaset, che ha sconvolto la stessa Barbara D'Urso, che era convinta di riprendere il comando di Pomeriggio 5 a settembre, Carmelita prepara il suo ritorno. Dove potremmo vederla appunto a rompere il silenzio sul suo destino televisivo è stata Barbara D'Urso stessa in occasione del Festival Marateale, che ha avuto luogo a Maratea in Basilicata, giorni fa. Ritorno, ritorno. Non vi preoccupate. Presto. Quando meno ve l'aspettate, la sua promessa ai fan. È una sua collega a dire qualcosa in più. Barbara D'Urso in televisione, Caterina Balivo svela qualcosa. Tutti da giorni, settimane ormai, vogliono scoprire dove farà il suo ritorno, in televisione, Barbara D'Urso dopo la cacciata di Pier Silvio Berlusconi. Pomeriggio 5 era una sua creatura, lo conduceva da 15 anni e aveva raccolto una lunga serie di fedeli, affezionati spettatori che non ha avuto modo di salutare. Il 2 giugno scorso chiuse la stagione confermandogli che si sarebbero rivisti come sempre a settembre. Barbara D'Urso è una grande professionista e a livello emotivo capisco il suo dispiacere, per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello, ha commentato un altro volto amato dal pubblico che segnò gran periodo di successo con Vieni da me ed ora tornerà su Rai 1 con La volta buona. La inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino vederla da Mara venir più che da me, ha detto. Una risposta, quella della conduttrice collega dell'ex regina di Cologno Monzese, che rafforzerebbe le chiacchiere dell'ultimo scottante periodo secondo cui Barbarella potrebbe tornare in televisione con una ospitata bomba, da colei che fino a settimane fa rappresentava da anni la concorrenza. Vederla ospite di domenica in sarebbe incredibile e, visto come ha parlato ai fan a Maratea, sembra sempre più probabile. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.